Sigma Svapo. Oggi ragazzi andiamo a parlare di Aegis Boost, di Geek Vape, poddone, perché di pod mod non ha nulla, è una mod vera e propria perché non è piccolissima. Geek Vape che esce con la Boost, anche lei IP67 come tutta la linea di Geek Vape delle Aegis, quindi è anti urto, anti perdita, anti acqua, sistema che funziona sia con resistenze intercambiabili sia con un sistema rigenerabile, e hanno anche un accessorio vendibile tutto separatamente, ma questo accessorio lo andremo a vedere in un altro video sempre riguardante Aegis Boost. Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere direttamente cosa c'è in confezione e poi ci ritroviamo qua. Boost di Geek Vape. Questa è la confezione. Allora, troviamo subito ovviamente la foto del prodotto, quindi della nostra Aegis Boost. Al di sotto abbiamo il colore, che in questo caso è Aurora Glow. 3.7 ml di capacità e 1500 mAh di batteria, quindi è veramente tanta roba per questa pod mod che sia. Quindi andiamo a vedere direttamente cosa c'è ovviamente nella scatola. Lì sotto troviamo, ragazzi, non ve lo starò qua a leggere perché è tutto uguale come nelle altre confezioni, trovate appunto la descrizione della Aegis Boost, tutto quello che riguarda la Aegis Boost, quindi ve lo faccio vedere meglio. Abbiamo 40 watt di massima potenza, 1500 mAh come abbiamo visto prima di batteria, ha un tiro sia da polmone che da guancia. Le pod all'interno appunto sono per RDTA e pod normali a testine prefatte che trovate in commercio. Questo è il flusso dell'aria, che ha appunto una ghiera che andremo a vedere dopo anche essa come funziona. La ricarica è dall'alto delle pod. Il sistema che utilizzano è in mesh e in cantal e ovviamente è antiperdita. Qui c'è tutto il contenuto della scatola, i vari social, i vari marchi, barcode, tagliando olografico e quant'altro. Ma non mi perderei in chiacchiere perché andrei a vedere subito cosa abbiamo in confezione. Eccola qua. Finalmente, ragazzi, la Boost di Geek Vape. In questa colorazione, che andremo a vedere meglio dopo nei dettagli, che è tutta sbarluccicosa, in questa colorazione Aurora. In confezione abbiamo anche questo pacchettino che ci riserva. Vediamo qua dall'alto. Abbiamo, tirando fuori, una resistenza di ricambio, anche essa come abbiamo visto prima in cantal a mesh, che sarà per il tiro di guancia, mentre quella già premontata sarà per il tiro di polmone. Da quest'altra parte trovate questa bustina all'interno, dove trovate un drip tip aggiuntivo, ovviamente con il foro più stretto perché è per il tiro da guancia, quando utilizzerete la pod ovviamente da guancia. All'interno abbiamo anche un tool marchiato Geek Vape che vedremo dopo a cosa servirà, e ovviamente ragazzi l'immancabile cavetto micro USB USB per la ricarica. E al di sotto di questo scomparto trovate, ragazzi, tutti i manuali della Aegis Boost. Ma non mi perderei in chiacchiere con tutto questo perché è arrivato il momento, ragazzi, di vedere lei che penso sia davvero qualcosa di pazzesco nei suoi colori, nelle sue finiture, perché Geek Vape ci ha abituato davvero ai suoi prodotti premium che hanno un senso, un filo logico, mi verrebbe da dire, perché sono praticamente tutti uniformi al loro stile che è dato dai loro prodotti. Vediamo bene come è composta la nostra Boost. Ovviamente, ragazzi, Aurora, non penso sia bisogno di dirlo, ma è questo pezzo torciato che vediamo che segue questa riga. Davanti abbiamo l'impugnatura in similpelle con le cuciture a vista, che devo dire, ragazzi, è veramente tanta roba. Quindi io partirei dall'alto, dove, ragazzi, troviamo il tappino, in questo caso, quindi fantastico per chi ama il tappino o per se siete delle ragazze e la mettete in borsa, è comodissimo. Poi da questo lato appunto abbiamo il drip tip che, come abbiamo visto prima, è estraibile, quindi ci sono
c'è un sistema AOR che va a far tenuta all'interno di questa parte e potrete andare a sostituirlo, questo per il tiro di polmone, mentre l'altro con il foro molto più stretto è per il tiro di guancia. Poi, continuando sul lato davanti, abbiamo appunto la ghiera che vedete, come abbiamo visto in descrizione, ci permette di andarla a ruotare, di andare a chiudere o parzializzare la nostra aria a nostro piacimento. Comoda anche questa perché è molto innovativa su questo lato. Qui sulla parte retrostante troviamo la scritta push perché schiacciando e tirando in su andiamo a sganciare la poddona perché è veramente grossa. La box ve la farò vedere meglio dopo e intanto io andate a togliere questo pezzo di carta che va a isolare il pin della resistenza e eccoci qua appunto davanti alla pod. Mi dimenticavo, cosa importante, qui al di sopra avete l'asola che andando ad aprire avete il grandissimo foro per la ricarica del liquido dall'alto. Al di sotto abbiamo la resistenza e una mesh coil da 0,4 ohm in Cantal, come abbiamo letto anche prima in fase di descrizione, da 25 a 33 watt. Per andare a sostituire o a inizializzare per la prima volta la resistenza, ci viene ragazzi in ausilio il tool che avevamo prima nella confezione. Quindi non fate altro che andarlo a inserire al di sotto della resistenza con un po' di pressione, ok? Fate leva verso l'alto e vi aiuterà a toglierla in questo modo. Una volta ovviamente vedete alzata, possiamo farne a meno e andiamo a mano. Quindi tirate e vi viene via la resistenza. Questa è la resistenza che abbiamo da polmone, ovviamente vedete che è a mesh, evidentemente come anche da descrizione. Non perdo tempo, vado a inizializzare la resistenza con il liquido. Liquido, ragazzi, il Pataca del Santone, liquido non perché è il suo, anche se un po' è vero, sono un po' un falso, ma perché è un liquido che sto svapando veramente tantissimo, quindi se voglio testarlo con un liquido che conosco bene, è giusto che utilizzi il Patacca. Quindi andiamo a mettere qualche goccia all'interno del cotone, come è solito fare, poi magari anche dall'alto. Questa operazione la fate solo la prima volta, quando la resistenza è nuova. Poi prendiamo la nostra pod e ce la andiamo a inserire. Occhio a questa cosa, non va inserita in un modo a casaccio, ma dovete seguire queste linee che vedete che la resistenza ha questi due tagli laterali, uno di qua e uno di qua. Ecco, la resistenza va inserita in questo modo. No, così è giusto, non così, ok? Quindi una volta messa andiamo a spingere all'interno, mettetela bella dritta, in questo modo, e poi schiacciate. Una volta arrivata in battuta, lo vedrete, non scenderà più, quindi siete arrivati a battuta. Vado come da prassi ad aprire la parte alta e ci andiamo a colare all'interno il liquido fino a che ci sta. Quindi andiamo a colarci. Poi, intanto, ragazzi, che la pod riposa, quindi il cotone si bagna a dovere, andiamo a vedere la mod. Mod, ragazzi, come dicevo prima, veramente, veramente, veramente pazzesca. Cioè, da guardare, non so se in video rende, ma è veramente qualcosa di spettacolare. Comunque sia, sulla parte alta trovate la guarnizione che vi isola da eventuali perdite. I fori del sistema di appunto del tiro dell'aria, i tre pin che andranno a far contatto al di sotto della pod, partendo sulla parte davanti. Ovviamente, scusate, mi dimenticavo, sotto c'è la batteria non estraibile, quindi è tutto un pezzo unico. Quindi ragazzi, andiamo a vedere direttamente il circuito della nostra Geek Vape, circuito semplicissimo perché con 5 clic si accende la box Geek Vape. E il circuito, come possiamo vedere, è semplicissimo perché
tasto più e tasto meno, il tasto fire e accensione e spegnimento, quindi con un avanzamento di mezzo watt alla volta andiamo da un minimo di 5 watt ad un massimo di 40 watt, come la descrizione. Al fianco abbiamo il livello della batteria, la resistenza, il valore e ovviamente abbiamo il contapuff. Con tre clic andiamo a bloccare il dispositivo, quindi il più e il meno, ma non il fire, quindi il tasto di accensione, e con altri tre clic lo andiamo a sbloccare. Semplicissimo per tutti, direi, quindi veramente una mod, direi veramente per tutti, semplicissima come Geekvape ci ha sempre abituato con le sue mod. Mi dimenticavo. Qui al lato ovviamente avete la presa micro USB per la ricarica, anche lei ovviamente isolata. Bella, ragazzi, veramente tanta roba. Aspetto veramente tanto da questa mod perché davvero Geekvape mi è sempre piaciuta e quindi mi aspetto veramente tanto da lei, dal suo prodotto. E ora, ragazzi, dopo questo grandissimo pippone, andiamo a fare due chiacchiere insieme su questa boost di Geekvape. Ragazzi, prodottone, davvero un prodotto top, perché come ho detto anche nell'intro è IP67, quindi impermeabile all'acqua, agli spruzzi, agli urti, se vi cade è resistentissima, potete tirarla, giocarci a calcio, cioè non si rompe, ovviamente si romperà il poddone che avete all'interno. Potete darla anche in bocca al vostro cane e fargli fare un giro che tanto non succede nulla. Però ragazzi, scherzi a parte, è davvero un prodotto niente male. Perché io lo sto spingendo a 25 watt e fa un treno di vapore. Partiamo dall'alto, drip tip come ho visto in confezione, sia da polmone sia da guancia, quindi non avete lo stesso tiro, ma bensì potete settarvelo come volete, in base al tiro che volete, più aperto o più chiuso. Poddoni, perché pod, chiamarla pod non mi va perché è praticamente enorme. Resistenze prefatte da Dio, hanno un aroma, ragazzi, che è spettacolare. Io all'interno, avete visto, ho messo il Patacca del Santone e si sente benissimo tutto l'aroma. È un aroma cremoso, umido al punto giusto. So che può sembrare stupido parlare di umido riguardante al vapore, ma è così. Regolazione dell'aria al di sopra, la rotellina mi piace un sacco perché è abbastanza rigida. Io pensavo all'inizio, ho detto, ahia, questa rotellina la vedevo un po' troppo instabile per la regolazione dell'aria di tutti, ovvero magari se era troppo morbida si muoveva, la mettevi in tasca e quindi se magari si girava, ci giocavate un pochettino. Insomma, dovevate stare lì sempre magari a settarvela come vi piace a voi. Invece no, è rigida al punto giusto, si fa settare come volete. Davvero, io la tengo tutta aperta perché mi piace così, mi trovo bene così. Ricarica dall'alto, buona, cosa ottima. Aprite, riempite e siete a posto. Unico neo a questa apertura che faccio a Geekvape è che, a parer mio, per chi ha le mani un po' grandicelle tipo le mie, andare lì a punzecchiare questo gommino, tirarlo su e insomma è un po' fastidioso la cosa perché è piccolino e il foro no, è grandicello quindi comunque riuscite a ricaricarla bene, però lui il gommino è un po' piccolo quindi se avete le mani grandi fate un attimino di fatica, però nulla di che. Corpo della batteria, ragazzi, ve l'ho già detto, IP67, quindi è fatto da Dio, richiama una linea ben precisa ai loro prodotti. Non sono stati lì a stravagare un prodotto per creare qualcosa che a parer mio era inutile. È perfetta, è in linea con i loro prodotti. Ha un senso veramente pazzesco.
pazzesco questa mod, perché è davvero fatta bene. La ricarica ovviamente anche lei isolata, da un doppia sembra guarnizione, comunque ce l'avete a lato, quindi anche quella, anche essa, comodissima. Il circuito, non ve sto qua a ripetere, semplicissimo, è un circuito Geek Vape, quindi accensione e spegnimento, più o meno, lo potete bloccare, ma attenzione, solo i wattaggi, non il fire, non che poi la mettete in tasca ed è bloccata, convinti voi, invece no, continua ad andare, ve ne accorgete solo dopo quando avete bruciato la resistenza. Quindi attenzione a questa cosa. Batteria interna 1500 mAh, non potete estrarla, comunque 1500 mAh, ragazzi, non dico ce la fate la giornata, però se volete utilizzare questa magari per del flavor, flavor veramente fatto bene, e ad esempio una pod con nicotine più alte, così potete giocare così durante la giornata, io ce la vedo bene. Ovvio, se volete utilizzare solo lei, portatevi dietro un power bank o qualcosa, siete in macchina, attaccatevela, perché 1500 mAh ovviamente non vi fanno tutta la giornata. Quindi devo dire davvero una pod mod, o meglio una mod davvero fatta bene, cioè proprio comoda da tenere in mano, e confortevole, cioè ci sta veramente benissimo in mano, è comoda, e le mesh all'interno, il cotone che hanno usato è veramente ottimo, tira fuori un aroma veramente pazzesco. Veramente pazzesca, ragazzi. Ragazzi, poi nel prossimo video andremo a vedere sempre della boost quale pezzo in più vi dà la possibilità di utilizzare questa mod Aegis Boost di Geek Vape, a Geek Vape, che vi dà la possibilità anche di aggiornare, mettiamolo così, la boost in diverse situazioni, o magari a come voi vi piace. Ma ragazzi, se non l'avete capito, vi ricordo di seguirmi, così di attivare la campanella, così potete capire di cosa sto parlando. Io ragazzi, davvero, non ho nient'altro da dire. Per me questa boost di Geek Vape si posiziona a un livello molto alto nella categoria mod, pod mod, anche se, ripeto, pod mod non lo è, perché comunque è grandicella. Basta ragazzi, non ho nient'altro da dire, perché mi ripeterò soltanto su questa boost di Geek Vape. Quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale di Sigma Svapo se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei video, condividete il video su vari social, e ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!